Perché ti conviene incorporare una società ad Hong Kong e quali sono i vantaggi fiscali che una limited company ad Hong Kong può portarti, te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan, protezione patrimoniale e pianificazione fiscale internazionale, con l'obiettivo di massimizzare le libertà personali, fiscali e finanziarie dei miei clienti. Oggi, alla ricerca del paradiso fiscale perfetto, mi trovo nella splendida Hong Kong. Sono volato qui da Dubai meno di una settimana fa per esplorare quello che è noto come il più antico paradiso fiscale del mondo e per capire che cosa è cambiato dopo l'ingresso prepotente della Cina da qualche anno a questa parte. Tutti questi argomenti verranno sviscerati in una serie di video e per questo motivo ti invito a iscriverti al canale e a cliccare like per aiutare l'algoritmo di YouTube. Oggi ti parlerò invece precisamente di perché ti conviene considerare l'incorporazione di una società ad Hong Kong e quali sono i vantaggi, quindi perché e come. E cominciamo con un po' di storia. Hong Kong è sempre stato un paradiso fiscale, in particolar modo fino al 2018, l'anno in cui si rompe qualcosa. L'anno in cui, a causa degli scandali finanziari, a causa anche del contesto internazionale, Hong Kong è costretta ad aderire al CRS, al Common Reporting Standard, cioè al protocollo sullo scambio di informazioni automatiche finanziarie. Che cosa succede a quel punto? Che tutti i capitali che erano stati in qualche modo nascosti, occultati o anche solo semplicemente depositati all'interno di conti correnti diventano visibili agli occhi del fisco di mezzo mondo e quindi si inizia a correre ai ripari. Tutti coloro, diciamo, che necessitano una determinata privacy nella schermatura dei propri conti correnti rincorrono gli istituti finanziari per riprendersi i loro capitali e rimetterli altrove. Questo è il motivo per cui paesi come l'Italia hanno introdotto nel corso del 2018 in poi anche le cosiddette voluntary disclosure, cioè fondamentalmente il contribuente italiano che avesse in qualche modo volontariamente o involontariamente occultato i suoi risparmi all'estero avrebbe potuto rimpatriarli pagando una piccola percentuale di tasse per poterli rimettere in chiaro. Tra questi cambiamenti, diciamo, epocali a livello bancario, Hong Kong comincia a chiudersi, da qui la difficoltà chiaramente all'accesso ai conti correnti bancari, che a quel punto non si aprivano praticamente più, e quindi soprattutto gli imprenditori digitali, quelli che andavano per l'offshore company, che poi vedremo dopo, hanno cominciato ad allontanarsi da Hong Kong perché era altamente complicato ottenere dei conti correnti e dei wallet di pagamento. Dopodiché, in seguito all'hype generato dal settore delle cripto, con lo sviluppo degli exchange, molti di cui avevano base proprio ad Hong Kong, con lo sviluppo di nuove fintech e con, diciamo, l'evoluzione dei wallet di pagamento, Hong Kong a partire dal 2022-2023 è ritornata in hype anche per l'imprenditoria digitale ed oggi offre la possibilità anche da remoto di incorporare sia società che conti correnti e wallet di pagamento altamente funzionanti. Attenzione, non è tutto oro quel che luccica, ma partiamo prima dai vantaggi, cioè perché dovresti considerare di incorporare una società ad Hong Kong. Bene, in prima battuta c'è da dire che Hong Kong è la porta al sud-est asiatico sotto un profilo commerciale ed economico. È sicuramente uno dei migliori paesi in cui fare business al mondo, secondo le classifiche della Banca Mondiale aggiornate di anno in anno, e l'incorporazione di una limited company a Hong Kong, quindi una società a responsabilità limitata, che quindi limita la responsabilità al capitale sociale della società, per cui i creditori non possono rifarsi sull'azionista o sullo shareholders, una limited company ti dà accesso intanto al mercato dei capitali locali, soprattutto se si riesce ad aprire un conto corrente in una banca reale. Questo vale soprattutto per le attività offline, molto meno per le attività online, e ti dà accesso a tutta una serie di servizi propri del common law, che sono bancari, patrimoniali, finanziari, assicurativi. Ti dà accesso ad un sistema di common law altamente affidabile, assai lontano dalla certezza del diritto italiano, che ahimè è ai suoi minimi storici in questi ultimi anni, soprattutto
ti dà accesso ad un contesto reputazionale che, diciamo, Dark Side of Hong Kong a parte, oggi sotto un profilo commerciale una limited company di Hong Kong è universalmente riconosciuta e può fare affari con tutto il mondo, non ci sono limiti di nessun tipo o misura. Ulteriore vantaggio di una limited company di Hong Kong è un livello di privacy altamente elevato, per cui altamente complicato, non voglio dire impossibile, perché di impossibile in fiscalità non c'è nulla, ottenere informazioni circa gli azionisti o gli amministratori. Ora, quindi abbiamo visto il perché, come si incorpora una società, ci sono due possibilità fondamentali. La prima è affidarsi ad uno degli innumerevoli portali di incorporazione online, che comunque incorpora una società, diciamo, nell'arco di una settimana. La seconda è quella invece di affidarsi a un provider locale, quindi uno studio tributarista o un company provider come quelli per esempio che offro io ai miei clienti. Attenzione, io lavoro anche con i portali di incorporazione online, ma preferisco per realtà più strutturate e per avere la possibilità di accedere a conti correnti in banca, come per esempio quelli dell'HSBC, anche per il conto corrente business, preferisco lavorare con i miei partner locali che parlano appunto direi tutte le lingue del mondo, diciamo adesso stiamo parlando comunque con gli imprenditori italiani, quindi è possibile accedere ai servizi in doppia lingua e avere un'assistenza che secondo me è fondamentale. Per quale motivo? Intanto perché ci sono dei requisiti di contabilità stringenti e in seconda battuta perché per ottenere l'esenzione completa dall'utile, vi ricordo che qui la base imponibile si calcola come ricavi meno costi, è necessario fare una procedura, una pratica che si chiama offshore claim, che richiede l'intervento di un audit esterno, un organo di revisione contabile che ti va a fare i conti matematici su quello che hai fatto e sono estremamente rigorosi. Se fatta male, l'IRD, che è la Tax Authorities locale, potrebbe negarti il claim, cioè fondamentalmente ti tassa e quindi tu hai perso tutti quanti i benefici dell'aver incorporato offshore online ad Hong Kong. Io sono Luca Taglialatera, ti ricordo che da oltre 20 anni mi occupo di pianificazione fiscale. Se hai necessità di incorporare una società ad Hong Kong o altrove, o necessità di un intervento importante per la tua pianificazione fiscale nazionale o internazionale, ti invito a cliccare il link in descrizione per prenotare una consulenza con me o con un membro esperto del mio team. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti invito a cliccare like, noi ci rivediamo nel prossimo video.